Buonasera da Fabio Caressa. Avete programmi per stasera? Pensavate di andare a vedere quel film ungherese con sottotitoli in slovacco al cinema? O forse di passare la notte a guardare le stelle mano nella mano con la vostra dolce metà? E invece no. Questa sera le stelle che non potete perdere sono quelle in campo. Seguiteci per i prossimi avvincenti 90 minuti e qualcosa di più. Questo impianto sportivo è la cornice ideale per ospitare incontri di questa importanza. Tre uomini a prendere il possesso del centrocampo e a dettare il gioco, supportati da quattro difensori. Il centrocampo compatto mantiene la squadra corta, ma assicura anche una certa capacità di rilanciare il gioco. I due uomini ai lati del centrocampista centrale dovranno essere bravi a inserirsi nelle sponde della punta o nello spazio creato dal taglio degli attaccanti esterni. In questo modo la difesa avversaria avrà meno punti di riferimento. La partita è già cominciata. Può andare al tiro! Prova la conclusione! È decisamente fuori bersaglio la sua conclusione. Un contropiede molto ben gestito, ma la conclusione è stata deludente. Prosegue nella sua corsa. Si fa avanti in territorio nemico. C'è spazio per calciare. Bell'intervento difensivo. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. I due qui non si sono capiti e l'azione così è... Attenzione, regalo del portiere. Cerca la profondità. Può andare in rete. Può colpire. Aprono le marcature. Fantastico. Questi due giocatori parlano la stessa lingua calcistica. Smarcamento e passaggio sono stati un'intesa perfetta. E passano in vantaggio. Sono partiti fortissimo. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Allarga il gioco. Qui può partire il contropiede. Ha la possibilità di andare verso la porta. Ottima la pressione difensiva. E trova bene il compagno. Intervento al limite, ma mi è sembrato regolare. E trova il compagno. Esempio perfetto di marcatura. Gli hanno impedito di andarsene via palla al piede. Kaiserslautern sta cercando di non peggiorare le cose. Concedere un altro gol sarebbe un disastro. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Sembrava che stessero per concretizzare un'azione iniziata bene. Dovranno riprovarci. Se ne va. Schiaccia il... Prova la conclusione. Il portiere dice di no. Ci arriva di nuovo. Conclusione sul fondo.
Subisce fallo, guadagna calcio di punizione. Intervento difensivo molto tempestivo, ha interrotto la... C'è il fischio dell'arbitro e fallo. Questo è fallo, non ha dubbi l'arbitro. Se vuole provarci da quella distanza, deve cercare di dare al pallone una traiettoria imprevedibile. Un gol incredibile! Che gol pazzesco! E raggiungono il pareggio, si ricomincia da capo. Una traiettoria strepitosa. Che giocata! Gli hanno regalato una chance e l'ha sfruttata al meglio. Perfetta parità dunque. Beh ragazzi, se non vi piace una partita del genere, allora non vi piace il calcio. Tenta di scavalcare la mediana. Hanno ottenuto un fallo laterale. Cerca di far avanzare i suoi con un pallone interessante. Intercetta il passaggio, pericolo. Spazza il più lontano possibile. Decidono di giocarla all'indietro. Apertura ben calibrata. Tocco morbido. Palla intercettata. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. L'idea del passaggio era giusta, gli è mancata la sensibilità nell'esecuzione del gesto tecnico. Fallo netto, nessuna esitazione da parte del direttore di gara. La gioca in profondità. Prova con la palla lunga. Scodella in avanti. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. È stato un bel primo tempo. Le squadre vanno a riposo sul punteggio di 1-1, uno scontro ancora aperto. Speriamo ci regali altre emozioni. Grande determinazione da parte della squadra. Stanno dando tutto, senza tirarsi mai indietro. Lottano su ogni pallone e non mollano mai. Sono da...
e parte il secondo tempo della gara. Colpisce! Tiro davvero da dimenticare. Hanno sfruttato benissimo il varco centrale, procurandosi una grande occasione. Recuperano il possesso del pallone. Ci hanno provato, non sono stati in grado però di portarsi in avanti. Lungo passaggio in avanti. Grande occasione. Gioca una palla lunga. Passa, va al tiro, la toglie dalla porta. Non è stata una parata perfetta, ma se l'è cavata. Riceve in ottima posizione. La mette in avanti. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Prova a prolungare in avanti. Prova a scavalcare avversari con una palla lunga. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Alza la palla in profondità verso un compagno. Spinge cedendo il pallone lungo. Cerca l'uomo là davanti. Cerca il passaggio profondo. Arriva sulla palla e interrompe l'azione. Allontana il pallone. Buon lancio. Libera al momento giusto. Va al cross. Riceve un pallone in tre. La conclusione. Occhio al cross. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Gioca con un pallone lungo. Intervento scorretto, sanzionato dall'arbitro. Un'ammonizione che non sorprende più di tanto. Il portiere la spedisce su. Occhio alla conclusione. Il portiere si oppone. Ha messo alla prova il portiere. Una parata eccezionale. Ha avuto un riflesso felino che in pochi si aspettavano. Forse nemmeno i suoi compagni. Bella apertura. L'arbitro interrompe l'azione. Credo sia fuori gioco. Il portiere la calcia lontano. Hanno già riconquistato palla.
Contrasto irregolare, dunque calcio di punizione. E qui forse meritava un giallo, il richiamo per adesso è solamente verbale. Tocco preciso. Prova a tirare. Splendida l'azione del portiere. Ha avuto un'ottima occasione e l'ha sprecata. C'è tensione in campo, Fabio, ma non bisogna assolutamente sbagliare occasioni del genere. Mette la palla in avanti. L'ago della bilancia potrebbe pendere da una parte o dall'altra, non si stanno risparmiando sforzi. Palla in avanti verso il compagno. Tentativo di allungare il gioco. Passaggio intercettato. Grande intensità anche in questi minuti. Non è detto che finirà così. Ottimo intervento. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Andersen è in una posizione in cui può far male alla difesa. Ottima pressione la sua, palla recuperata. L'atteggiamento offensivo, la ricerca del risultato c'è. Ora devono avere solo fortuna. Qui deve tirare. Palo. Bel pallone filtrante, non è riuscito però a concretizzare. Un passaggio filtrante da manuale. Ha mostrato grande precisione e visione di gioco. Due sostituzioni, rapida successione. Era chiaramente in debito d'ossigeno. Non poteva più continuare così. Ora mi chiedo se finirà così o se qualcuno avrà ancora energie per provare a segnare in extremis. C'è la palla lunga, in avanti. Andersen si allunga per arrivare al pallone. Scatta verso il pallone. C'è fallo. Il possesso della palla, ma devono sbrigarsi a impostare l'ultima azione offensiva. Prova a verticalizzare. L'estremo difensore la calcia lunga. Eccolo il triplice fischio, il fischio che determina la fine della gara. Nessuno è riuscito a prevalere sul campo, ce l'hanno messa tutta, è vero, ma non sono riusciti a piazzare il colpo vincente. Eccoci qua, Luca. Allora, qual è la tua opinione sulla gara? È stata una partita tesa, combattuta. Alla fine nessuna delle due compagini è riuscita ad avere la meglio, ma abbiamo assistito a un confronto intenso, soprattutto dal punto di vista tattico. Siamo ai titoli di coda. Un ringraziamento a Luca Marchegiani, come sempre a mio fianco. Sono io che ringrazio te, Fabio.